applauso a Daniele De Rossi a Propaganda Live. Allora, eccoci qua. Come stai? Comodo? Bene, sì. Abbastanza, dipende, dipende dallo spigolo che becco, però devi sì. Beccare lo spigolo, sì. È la stessa per tutti quanti, più o meno. Allora, Daniele, diciamo, ospite particolare per mille ragioni. Sei teso? No? Sei emozionato? Più teso di quando vado a parlare di calcio, fuorigioco. Questa sarà tutta un'intervista sulle radio romane, in particolare, localizzata proprio. No. Sei più teso? Ecco, questa cosa che Daniele mi sta dicendo da quando abbiamo deciso di fare questa cosa, di cui si è pentito un minuto dopo, ma ormai è qui, come dire. A me fa molta impressione perché, proprio una piccolissima parentesi personale, vabbè, noi ci siamo conosciuti un po' di tempo fa e io ho l'età per aver seguito tutta la sua carriera, quindi diciamo ho conosciuto quello che andava a vedere allo stadio e ci ho messo un po' per cominciare a chiamarlo col suo nome, cioè noi non so, ci vedevamo e veniva spontaneo di chiamarlo De Rossi ed è una cosa che ci ho messo molto a cominciare a mandare come automatismo chiamarlo Daniele. Dopodiché questa cosa che lui si è emozionato e ogni tanto penso al fatto che tu quando è che hai fatto i mondiali nel 2006, quanti anni avevi? 22 quasi 23, era il mondiale dove aveva squartato un americano, diciamo, a un certo punto, diciamo, sempre per quell'attitudine a saltare in maniera voluminosa, come dire, e però poi dopo, scontata la pena, segna uno dei rigori decisivi della finale. E per me uno che segna un rigore decisivo in una finale di un campionato del mondo non è un essere umano, cioè non ha nulla di simile a noi, ok? No? Giusto, siamo d'accordo su questo? E quindi lì c'era qualche miliardo, non lo so, boh, non so quale fosse lo share di quella partita, per dire, di quel momento, però tu l'hai fatta questa cosa, tra l'altro, diciamo, hai segnato pure. Ho segnato. Pure ride, vedi? Ho segnato. Ride, l'incoscienza, l'inconsapevolezza. E questa cosa, appunto, ogni volta me lo fa percepire strano, soprattutto nel momento in cui mi dice che ti emozioni. Io questa carriera sua l'ho seguita tutta, l'ho seguita anche dal suo primo gol, che tu ricorderai. Il primo gol che ricorderò, vogliamo vederlo? Ce l'abbiamo? Sì, eccolo, ecco. Questo. Io stavo in Curva Sud. E tu eri subentrato qua? No. Eri titolare? Sì. Vedi, l'incoscienza del momento. E tu fai questa cosa, prego regia. Ecco. Ecco qua, ancora non avevi il 16 tra l'altro. Ecco qua. E basta, abbiamo capito, il gesto tecnico è quello lì. Eccolo qua. Un pupo senza barba con un altro numero, qua quanti anni avevi? Io non ricordo la data. Non ti ricordi nulla, comunque sempre Daniele De Rossi, sta qui ospite a Propaganda Live. Era 2019. Quindi quello è il 20. È il tuo primo gol sotto la Sud, il portiere era Sorrentino. Era Sorrentino. Ora Sorrentino. Ti faccio vedere un'altra carriera parallela. Prego, eccolo qua. Questa è la partita del cuore che si è svolta nel 2016, quella è la Sud, prego regia. Qui c'è un momento di la voce di Pizzul. Ecco qua. Che dà l'opportunità, e questo è il gol di Zoro. Ecco qua. Per dire, ok, applauso. Grandissimo applauso. Allora, questo è una pregevole marcatura. Questo è il mio primo gol. Questo è il mio primo gol sotto la Sud, portiere Sorrentino. Cioè, la cosa incredibile è che io ho segnato sotto la Sud. Salutiamo Sorrentino. Certo. Vi sentite? No, lo seguo. Ha ripreso a giocare in terza categoria, in seconda categoria, se non sbaglio. Vedi? Fa l'attaccante. Mi sembra di aver capito così. Questa è una grande notizia, che diamo. Allora, dopo i due gol nostri. Dopo i due gol nostri, soprattutto dopo il mio, diciamo che lì si è fatto un esame di coscienza. Allora, tu adesso invece formalmente che cosa sei? Cioè, tu sei un ex calciatore? Sono un ex calciatore, un padre a tempo pieno. Neanche troppo annoiato, mi diverto, mi trovo bene in questa nuova veste, spero che non duri in eterno, un po' preoccupato per quello che sta succedendo. Stai in un limbo perché sei ex calciatore e non sei ancora allenatore, che tutti dicono Daniele De Rossi farà allenatore, questa cosa che tu vuoi fare allenatore la confermiamo? La confermiamo, c'è un tempo tecnico, però non pensavo che ci fosse di mezzo una pandemia, quindi io mi ero preso questo annetto e mezzo, diciamo, studio, vado a vedere altri allenatori, viaggio, vacanze, svago. Invece no, sono tornato alla GT a gennaio e a marzo iniziato tutto questo, anche se poi lì, insomma, quando ero in Argentina già se ne parlava e sembrava quasi una roba dei cinesi, insomma, loro, ma il virus problemi cinese, loro. Come dice anche Trump, non sì. È che cioè, ancora tuttora viene chiamato così ogni tanto. Tra l'altro in Argentina, se non sbaglio, proprio il Boca Junior è stato pesantemente colpito da casi di coronavirus.
Sì, è successo dopo che io ero già, sì, già tornato, però io li sento... Ho letto poco fa, un po' di tempo fa, ho letto che il Boca aveva un... Quasi una trentina, io ho parlato con i miei compagni, uno non è stato, insomma, un falso negativo, ha contagiato tutti quanti gli altri e tra staff e giocatori una trentina credo su per giù. Allora, tu adesso stai in questo periodo in cui guardi le cose un po' più dall'esterno, appunto, diciamo, un po' sei forzato, un po' puoi permettertelo, e da allenatore, adesso appunto entriamo nel tema di cui stiamo parlando, perché calcio e Covid, sport e Covid in particolare, abbiamo parlato prima del DPCM, lo sport è uno di quei temi, sport, scuola, trasporti, che vengono sempre affrontati con maggiore o minore delicatezza dal governo, e con tutta una serie di distinguo discutibili spesso fra il professionismo, il dilettantismo, e intanto un impatto su tutti i settori giovanili che in questo momento sono fermi, a meno che non siano, credo le primavere, che sono insomma semiprofessionisti. Non ho capito bene neanche io chi si ferma e chi continua, però insomma si fermano tanti campionati giovanili, tanti che lo fanno per passione, lo fanno non come lavoro, insomma, la maggior parte. Però, diciamo, parlando di tuoi futuri colleghi e anche di tuoi ex compagni, non possiamo non cominciare da questa cosa che, diciamo, è diventata d'attualità ieri. Noi avevamo già deciso di vederci ora. Sì. E abbiamo detto, guarda, c'è il mister Mancini che ha scritto una cosa proprio per farla commentare a te. Allora, questo è l'account Instagram di Roberto Mancini, allenatore della Nazionale Italiana, che ieri a un certo punto ha preso il telefonino e ha rilanciato questo disegno, Marco. Sì, neanche male. Neanche male il disegno. Quello che ci interessa in particolare è il messaggio: hai idea di come ti sei ammalato? E la risposta è guardando i TG. Ah, questo è di un fumetto. Ed è scoppiato un putiferio su Mancini, tant'è che lui si è scusato, credo, in qualche modo. Se mi fate rivedere il tweet, eccolo qua. Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui, non c'era alcun messaggio sottinteso, nessuna intenzione di mancare di rispetto a malati e vittime di Covid-19. Se così fosse, me ne scuso. Ecco. Questo è un importante, diciamo, rappresentante del mondo del calcio, allenatore della Nazionale Italiana, che prende parola sulla pandemia in corso e la prende così, diciamo, schierandosi in qualche maniera su un fronte, se non negazionista, poco ci manca comunque. Tant'è le polemiche, ha dovuto chiedere scusa. Tu che cosa ne pensi di questa uscita e di questa comunicazione, diciamo, da parte di... Beh, penso, io conosco lui personalmente, so che è una persona... veramente da seguire per i suoi concetti, per la sua eleganza, per il suo stile. Stavolta magari è inciampato in una... è scivolato su una buccia di banana. Credo che si sia scusato prontamente e ho letto richieste di dimissioni, insomma un polverone mediatico che è normale quando sei allenatore nazionale, però forse un po' eccessivo. Il succo era forse abbastanza pesante, insomma, perché poi il fronte del negazionismo spinge parecchio sto periodo Tu che rapporto hai con che rapporto hai con questa corrente, diciamo, di pensiero, e in generale con quello che sta succedendo ora, al di là delle... No, io non al di là delle battute. Io sono dalla parte opposta, io tendo a fidarmi, cioè io non ho competenze, non ho studiato, non sono un virologo, tendo a fidarmi di chi lo ha fatto per tanti anni, di chi spero abbia a cuore la salute di tutti noi. Il problema è che tanti virologi hanno detto tante cose diverse fra di loro, c'è chi fa parte di un fronte più, insomma, più conservatore, chi è più negazionista. Questo un po' destabilizza tutti quanti e porta a questo clima di incertezza che poi ci scombussola un po' a tutti. A te ti ha chiamato Conte? No, Conte è vero. Io so. Allora, Conte nel senso del Presidente del Consiglio. Il mio avvocato si chiama Antonio Conte e il mio ex allenatore si chiama Antonio Conte e adesso si chiama, mia madre si chiama Michela Conte. Ecco, questo non lo sapevamo, quindi, diciamo, francamente, salutiamo. Quando mi dici Conte io sto... No, dicevo, si è chiamato Conte perché in questo momento il paradosso, non so neanche più se sia un paradosso, diciamo che è l'andazzo del momento, è che l'autorevolezza ce l'ha più Fedez o la Ferragni o De Rossi o non so Mancini anche nel dire queste cose di quanto non ne abbiano i leader politici, tant'è che Conte, per trasmettere un messaggio in questo caso utile dalla comunità, ha chiamato Fedez. Diciamo, tu rispetto a questa... No, questa penso che sia stata una polemica assurda, insomma è una legge quasi di mercato, del commercio, no? A me ogni tanto mi fermano per strada e mi dicono: guarda, mio figlio è della Roma, gioca a calcio, sei il suo idolo, gli fai un video e dici che
se, deve diventare, se vuole diventare un bravo calciatore deve anche fare i compiti, o che ne so, deve mangiare la verdura, non lo so, qualsiasi cosa. Ma questo ti chiedo. Quindi... questa... Allora, io penso... volete che i vostri figli mangino la verdura? No, era... fermate Daniele De Rossi per strada? Era per dire che... lui è sempre disponibile, io l'ho visto fare queste cose. Sì, per far arrivare un messaggio devi usare un veicolo che arrivi. Se fai parlare un virologo a dei ragazzi di 15 anni, cambiano canale. Se parla Fedez con la moglie, che, insomma, sono giovani, sono belli, sono famosi, hanno una vita che i giovani oggi invidiano, li ascoltano di più, quindi io... poi quando parlano mi sembrano tutt'altro che scemi, quindi mi sembrano anche persone in gamba, io non ci vedo nessuno, niente di male, certo. Assolutamente d'accordo, ma no, l'osservazione che faccio è che diversi virologi ormai sono diventati a loro volta personaggi della TV, quindi adesso li fermano in quanto personaggi della TV, quindi... Sì, no, insomma, l'importante è che si fermi lì. Ormai sia quello il fenomeno. Succede così anche con i politici. E anche con quelli, insomma... A Salvini lo fermano per dire ai figli di mangiare la verdura, ma non perché è politico, perché è uno che sta in TV. Comunque, al di là di questo, tu che rapporto hai con... nello sport c'è il negazionismo? Oddio, io sono un po' fuori dallo sport, quindi... Che senso sei fuori dallo sport? Io adesso questo momento sì, no, di... diciamo, sì, ci sei stato un po', diciamo, hai frequentato l'ambiente. Sì, ma non durante la pandemia. No, negazionismo, scusami, non volevo dire negazionismo rispetto alla malattia, diciamo, okay. Alla pandemia. Negazionismo rispetto agli eventi dello sport. Ma c'è, io penso che il negazionista, nasca complottista di suo, c'è gente che proprio è così di indole. Io c'ho una persona a cui voglio veramente bene, una persona in gamba, intelligentissima, brillante. Una famiglia brillante. E che una volta abbiamo parlato di calcio, siamo entrati nel mondo del calcio, non è uno sportivo, è uno sportivo ma non è un calciatore, abbiamo iniziato a parlare, quest'anno una bella squadra, Roma, la Juve è forte, parlo di un po' di anni fa, e lui mi fa, vabbè, si sa insomma che la Juve deve vincere, io faccio, come la Juve deve vincere? Beh, si sa che Agnelli, dai, la Fiat, il potere, voi quando andate in campo li fate vincere, no, io veramente mi faccio butta fuori, faccio la guerra, mi avveleno. Fermo. No, vabbè, ma se sa che è così, mo tu non me lo puoi dire adesso, in questo momento, però se sa che, vabbè, se sa, complottisti sono un po' così. Dopo 10 minuti abbiamo parlato del doping e lui mi ha iniziato a dire, vabbè, ma non ve lo fanno il doping a voi, no, come ci fanno il doping? Vabbè, ma non vi controllano, si sa. Io ho detto, no, c'è un dottore addirittura. È una cosa patoliniana quasi, io so, ma non ho le prove. L'assenzionista. C'è un dottore? Si sa, è quasi il contrario di io so. Esatto, si sa, è vero, si lo sanno sa. Tutti. Si sa, lo sanno giusto, è vero. Lo sanno tutti. Ho detto lo sanno tutti, no? Sbagliato, è vero. Certo. No, è vero, però è... Però è giusto, è anche la sfumatura. Che hai colto? Vediamo se tu sei negazionista o no, adesso ti faccio una domanda. Quanti scudetti ha la Juve? La Juve ha... io il numero non me lo ricordo niente, non voglio... Se mi dici due di più o due di meno? No, io sono, come ha detto anche il Presidente Agnelli, lui è uno che si... come dice, che segue le regole, che rispetta le regole, quindi due di meno. Due di meno, ok, non è negazionista, ok, non volevo capire questa cosa. Allora... Quanta la pagate questa cosa? Eh? Quanta la pagate questa chiacchierata? No, questa... Ecco, adesso ci arriviamo. Sto vedendo Twitter. Oh, tu, osservando, stai seguendo il campionato inevitabilmente, diciamo questo per forza, però abbiamo parlato più volte, anche l'anno scorso, anche del campionato passato. Quello che voglio chiederti adesso te lo chiedo dopo, cosa pensi del campionato passato e del campionato pubblicità in corso, dopo la pubblicità, tra poco, Diego, Daniele. Diego. Dal cuore dell'Ecuador, il miglior cacao Kenobi sa come trasformare in un cioccolato di qualità superiore. E oggi in ben 15 specialità. E tu, quale scegli? Novi, il grande cioccolato italiano. A ottobre, fino a 10.000 euro di ecoincentivi sulla gamma Ford Hybrid. Ford Focus, anticipo zero, da 285 euro al mese, oggi anche ibrida. Non è l'arena, fatti, non opinioni. Massimo Giletti conduce Non è l'arena, domenica sera alle 20.30 sulla 7. Quando non ci vedi più dalla fame, con il gusto di Fiesta comincia la festa!
Soffice pan di Spagna, delicato aroma all'arancia, golosa copertura al cacao. Uno spettacolo di gusto che ti riaccende. Fiesta, basta un morso ed è subito festa. Divertirsi è tutta una questione di energia. Riscopri il divertimento con Opel Corsa E. La tedesca 100% elettrica che ti porta lontano con zero emissioni. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. E se ti dicessi che in Esselunga non ci risparmiamo in niente per farti risparmiare su tutto? Che troverai ogni giorno prodotti convenienti e offerte sulle migliori marche, in negozio e online, per farti spendere bene anche il tuo tempo e trasformare la tua fiducia in tanti vantaggi. E se non ci credi, vieni a provare la promozione Grandi Marche al 50%. I tuoi prodotti preferiti costano la metà. Esselunga, più la conosci, più ti innamori. È una certezza. Ci sono cose che sul più bello finiscono sempre. Ma con Regina Asciugoni hai una certezza in più? I suoi maxi fogli non finiscono mai. Regina, Paper for People. Il prossimo! Quanto devo pagare? Tieni la leva. Non è prevedibile. Nen è prevedibile. Mai più bolletta sorpresa. Passa all'energia in abbonamento su nen.it. Con l'agronomo Findus si impara tanto e con lui giriamo in Italia per prenderci cura delle verdure più buone, perché solo l'agronomo sa riconoscere gli ingredienti migliori per il minestrone tradizione Findus. Dietro le cose buone c'è sempre qualcuno che se ne prende cura. Minestrone tradizione, con amore, da Findus. Dove trovi una farmacia che consegna comodamente in modo sicuro fino a casa? Dove trovi una scelta così ampia di farmaci da banco e prodotti di bellezza a prezzi così convenienti? Con shopfarmacia.it ricevi 5 euro sul tuo primo ordine. Shop Farmacia, la farmacia online per l'Italia. A Lorenzo piace scivolare sui pavimenti incerati. E a colazione gli piace immergere i suoi cioccograno nel latte e contare fino a 3. L'integrale diventa goloso nel cioccograno Mulino Bianco. Una comunità è più grande di un supermercato. È per questo che noi di Conad controlliamo sul campo. Per garantirvi la miglior freschezza e convenienza. Pere abate Conad percorso qualità a 1,79 euro al chilo fino al 24 ottobre. Conad. Persone oltre le cose. Continueremo a scegliere il giorno sbagliato. Saremo disordinati, come lo siamo sempre stati. E dovremo trovare delle soluzioni. Sarà tutto come sempre. Ma con l'elettrico Renault sarà tutto diverso. Nuova Renault Zoe, Electric for Everyday. A ottobre con Renault Best for You, nuova Zoe, tua da 119 euro al mese grazie a oltre 10.000 euro di vantaggi. E con la Test Drive Experience provi la mobilità elettrica che fa per te. Ultra Light with Cashmere. Morbido, leggero, essenziale. In tutti i negozi intimissimi. Autentico come il profumo dell'aria ad alta quota. Una corsa in mezzo ai prati. Il sapore dello Sbrinz. Autentico come i formaggi dalla Svizzera. Wind 3 ha ricevuto il prestigioso Speed Test Award di Ucla come rete mobile più veloce d'Italia. Top Quality Network. Wind 3. Molto più vicini.
applauso alla propaganda orchestra in questa stazione di Eminem. Bello, mancava però, mancava la rappata. Dovevi imparare il testo, Roberto. Allora, Daniele De Rossi qui con noi e il tempo sta volando, però rapidamente volevo chiederti alcune cose. Allora, ti faccio vedere un tweet, ce l'abbiamo, regia, eccolo qua. La Gazzetta dello Sport, Serie A, tutti i casi di positività al coronavirus, squadra per squadra. Cioè la cosa incredibile è che adesso si va a vedere non più le formazioni, ma le formazioni dei malati di coronavirus. Squadra per squadra, ognuno c'ha i suoi, a te ti sei ammalato questo, a me solo questo, a te tutta la rosa, a me nessuno. Cioè, poi non si capisce se ci siano dei meriti o no. Allora, questa situazione, eccola qua, questa è la videata, squadra per squadra, ognuno può andare a vedere i propri con i nomi dei positivi al momento. Ma adesso questi non ci interessano i nomi, quello che mi interessa sapere da te è, da calciatore, da ex calciatore, che cosa ne pensi del campionato passato, cioè che è stato interrotto a un certo punto e poi è ripreso con le ultime 10 giornate, non mi ricordo quante ne mancavano alla fine, 11-12 non so, e del campionato attuale con alcuni casi, appunto quello più clamoroso è Juve-Napoli, quello che è successo per Juve-Napoli, comunque col Genoa che ha giocato con non mi ricordo più quanti positivi, insomma di questa situazione, questi campionati sono regolari secondo te? Cioè sono regolari in realtà, ma sono falsati? Quanto sono falsati, se sì, no? Sono regolari, sono complicati, non verranno ricordati come i campionati più belli della storia del calcio, assolutamente. Credo che quello passato sia da considerare un po' più falsato, perché è stato interrotto a un certo punto, erano delle squadre che volavano, delle squadre che erano in difficoltà, è il caso della Lazio che andava a 2000 e del Milan che era in difficoltà, poi finito il lockdown hanno avuto percorsi diametralmente opposti. Quello cambia, cioè giocare una partita a marzo o giocarla ad agosto è completamente diverso e quindi avendolo interrotto in corsa ha falsato un po' il risultato finale. Questo di quest'anno è alterato, diciamo, è diverso dal solito, però comunque si parte tutti insieme, tutti sulla stessa barca, tutti con le stesse difficoltà, poi purtroppo fa un po' ridere, però chi è più bravo ad avere meno, chi è più attento, diciamo, chi è più fortunato a avere meno positivi avrà la squadra al completo e invece chi ne ha magari uno e contagia gli altri si trova ad affrontare le partite che quelle sì saranno quantomeno alterate, diciamo. In questa situazione poi la riflessione che viene da fare, Cristiano Ronaldo è il caso più clamoroso, diciamo il calciatore più famoso tra quelli contagiati, è come sia stato possibile che perfino uno protetto, si immagina, no? Come Cristiano Ronaldo sia stato contagiato. Ho sentito un'intervista di Perin, portiere del Genoa. Genoa è stata la prima squadra più colpita della Serie A dopo l'ultima partita col Verona, a dire, insomma, mi è dispiaciuto, a nome della categoria, che ci trattano sempre un po' come degli scemelloni, vuoi dire, a noi calciatori, che ci andiamo quasi a cercare il coronavirus, invece siamo dei professionisti, abbiamo voce, partecipiamo alle vicende, diciamo, a quello che accade, e siamo stanchi di essere considerati così. I calciatori un po' hanno un'immagine non positivissima dal punto di vista della partecipazione al dibattito in generale. Sì, sì, è vero che c'è un'idea, si tende a sottovalutarli un po' i calciatori, poi i calciatori sono tanti, certo. E a volte se ne prendono 7, 8, 10, quelli più famosi, quelli più in vetrina per fare, insomma, da campione, ma sono tanti i giocatori che hanno voce, che hanno voce in capitolo, che hanno un'idea propria. Il fatto di essere contagiati, se ci sono ad oggi purtroppo 15.000, 19.000 contagi al giorno, il calciatore frequenta anche quelle persone che vengono contagiate, che vanno al lavoro, che vanno a scuola, i bambini, quindi non è esente, non è immune appunto dall'essere contagiato, non ha colpe. Certo, in NBA per esempio hanno fatto questa bolla, vivevano tutti quanti lì, hanno fatto solo i playoff, quindi un mese, due mesi, non so quanto, magari essere contagiati lì, allora lì sei decoccio, come si dice, ma insomma il calciatore alla fine, al di là delle trasferte, delle partite, deve fare una vita normale, non può stare un anno rinchiuso. Tornando a quanto dicevamo prima, no? Sull'autorevolezza delle opinioni delle persone, insomma, più famose della nostra scena, che sia musica, spettacolo, sport, ho notato, diciamo, ultimamente anche è comparsa un vecchio articolo di Auguri Sportivo degli anni 70, dove c'erano anche qui, invece dei contagiati, c'erano le dichiarazioni di voto negli anni 70 di tutti i calciatori squadra per squadra. Cioè negli anni 70 era molto più semplice per un calciatore dire io voto per questo, io voto per quest'altro. E su di te sono state dette mille cose, e tu sei un professionista delle fake news, come dire, su di te. E mi ricordo anche un intervento di Gasparri, la prima volta che abbiamo fatto una cosa insieme, mi sembra fosse Parla con me, sì, che disse De Rossi è un padre
patrimonio di tutti, se va là automaticamente diventa uno di sinistra, questa cosa ci divertì molto. E ti chiedo, per quale motivo è così difficile per un calciatore, in generale un calciatore, e anche per un calciatore della tua fama, che magari essendo così famoso potrebbe anche permetterselo di più di uno che rischia un po' di più, esporsi pubblicamente, mentre invece, diciamo, salta agli occhi soprattutto quello che sta succedendo anche adesso negli Stati Uniti, che dove il dibattito politico, se è possibile, è più polarizzato di quanto accade qua in Italia. Ci sono delle grandi star del football americano, dell'NBA, che dicono senza nessun problema di non votare Trump o Black Lives Matter o altre battaglie. In Italia ho visto adesso l'ultima cosa, il centravanti del Crotone, che si chiama Simi. Sì. Simi, dopo aver segnato contro la Juve, che ha esibito una maglietta contro la brutalità della polizia nigeriana. Però insomma stiamo parlando, appunto, lui parlava al suo popolo. In Italia c'è una correlazione a questo, perché lui parla appunto di una brutalità, non so cosa fosse successo. Sì, 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 no, lui parlava, diciamo, un messaggio rivolto alla sua gente. Io credo che in America ci si attacchi anche parecchio a questo. Insomma, il discorso diventa discorso automaticamente politico, questo è vero. Però nasce anche per il discorso di razzismo, che lì in America è abbastanza presente, pesante, e della brutalità della polizia che ne consegue, quello, insomma, gli avvenimenti che abbiamo visto e che vediamo da ormai troppi anni. Quindi io credo che tante star, spesso di colore, americane, prendano così tanto a cuore il discorso politico proprio perché hanno un background di sofferenza, di magari brutalità subite o di violenze o di ingiustizie, e quindi quando poi dopo hanno una voce che fa veramente rumore, come quella di LeBron James o Kevin Durant, questi qui cercano di farsi sentire, pensano di in poter Italia cambiare. Perché le non cose succede invece su altri in Italia è diverso, è vero, sono pochi i calciatori che si espongono, però tu hai fatto prima un accenno alle fake news, io faccio l'accenno alla strumentalizzazione che consegue quando tu fai un intervento, quando tu fai un endorsement a qualcuno, quando tu semplicemente fai un in bocca al lupo. A me è successo per tutta la mia carriera. Io sono stato accostato a un'organizzazione d'estrema destra per tutta la mia carriera, non so ancora io bene perché. Feci l'in bocca al lupo, i complimenti alla Raggi quando vinse durante un'intervista, e il giorno dopo credo Repubblica fece un articolo su quanto io goffamente avessi cercato di saltare sul carro dei vincitori. Ho fatto un'intervista con Beltroni per il Corriere dello Sport parlando di calcio e non solo, e il giorno dopo ero il calciatore miliardario comunista con Rolex, queste cose qui. Quindi come ti muovi prendi schiaffoni, quindi ecco. La gente tende a stare sì. Allora, per concludere questa chiacchierata con Daniele De Rossi, e tu sei social? No, lo lui sai. Allora, lui è un grande utilizzatore passivo, possiamo dire, cioè tu ci vai su Instagram. Sono un guardone. È un guardone, lui è il classico guardone, è un voyeur dei social, però non ne hai, diciamo, di tuoi ufficiali. Ci sono 1000 account e profili di Daniele De Rossi in tutte le salse, tutte le combinazioni possibili, DDR16, e non è lui. E abbiamo proprio un esperimento qua, lo facciamo quasi sempre, però non l'abbiamo mai fatto con uno, diciamo, della tua popolarità, credo. E vorremmo aprire, di solito, gli uomini di spettacolo di adesso, ora, senza andare per loro i comuni, preferiscono Instagram, no? Noi siamo un po' più vecchia guardia, un po' più anziani, ti vorremmo buttare su Twitter. Su Twitter bisogna più scrivere, in realtà si possono anche pubblicare delle foto. Ti abbiamo creato questo account. Allora, questo è l'account di Daniele De Rossi. Questa è la foto che ti ho mandato io. Questa è la foto che ti ho mandato stamattina, mentre tra te e te dicevi chi me l'ha fatto fare di andare là. E devi scrivere. Allora, io pensavo, dice, che cosa puoi scrivere? Io quando giocavo a calcio nei miei campionati di prima categoria avevo un paio di frasi fatte che mi dicevo con i miei amici, che era tipo, se me la dai Tarito. La palla era sì, okay. Oppure c'era un mio amico che quando cominciavamo una partita difficile diceva una cosa che vale molto anche adesso: stiamo vicini che l'acqua è alta. Cioè, come dire, no, siamo compatti, stiamo vicini che l'acqua è alta, quindi insieme possiamo fare un po' di strada. Tu hai una frase, tu che hai fatto la Serie A, i mondiali, la Champions League, una frase da spogliatoio condivisibile? Allora, ce l'ho, non è il massimo della vita, ho smesso anche di dirla perché poi è diventata una scaramanzia che non portava a niente. Ah, ma la scaramanzia è porta sfiga, quella è l'unica caso di scaramanzia. La funzionavo, diciamo. Lo faceva sempre proprio. Lo facevo, c'era Vito Scala, lo storico uomo di fiducia di Francesco, che mi invogliava. Un applauso a Francesco Totti. Mi invogliava ridirla perché lo faceva molto ridere. Io l'ho detta la prima volta in così, sovrappensiero. Era un invito
i miei compagni a essere non la posso dire qua abbiamo iniziato con un pezzo io di dicevo, io dicevo sempre prima della partita salutavo tutti quanti, poi faceva il romano non si arriva coi piedi, si arriva con le mano, dicevo, dicendo non si arriva coi piedi, si arriva con le mano, nel senso se non ci arriviamo coi piedi con le buone ci arriviamo con le cattive, insomma era per caricare un po' l'ambiente, non c'avevo bisogno, si arriva coi piedi. Vediamo. Questo chi sta scrivendo Sarì. Credo sia pugliese, se, che è il mio apostrofo. Non si arriva coi piedi, si arriva ci arriviamo no sì va bene, sì, allora facciamo qua, allora, lui non avrebbe mai scritto così, ma è documentato che sta dettando, no, Maganda Live, puoi mandare ci arriviamo coi piedi. Con i piedi. Sono io che scrivo. Ci arriviamo con le mani. Secondo me ci arriviamo, è una parola comunque. Twitta. Hai già 1602 follower in 30 secondi. Un grande applauso a Daniele De Rossi.